Vicenza è in pole position in Veneto e in Italia con i lavoratori guidati dalla FILT CGIL di Vicenza per ripristinare i diritti negati dalle associazioni datoriali al tavolo del rinnovo del contratto collettivo nazionale della logistica trasporto, merci e spedizioni. FILT CGIL, FILT CISL e UIL Trasporti, dopo la rottura della trattativa, hanno indetto 3 giornate di sciopero. A Vicenza lunedì 2 le manifestazioni, una di CISL e UIL con volantinaggio a Vicenza Ovest e l'altra in centro molto più numerosa organizzata dalla FILT. Qui hanno sfilato in 500 tra corrieri, spedizionieri, magazzinieri della logistica e trasportatori dal piazzale della stazione per arrivare attraverso Porta Castello e tutto il corso Palladio fino a Piazza Matteotti. Per noi è importante aver avuto questa risposta dei lavoratori, perché vuol dire che siamo vivi, viviamo una nuova schiavitù, questa è una cosa importante. Non vogliamo permettere alle associazioni datoriali delle aziende di creare la depressione all'interno dei cantieri tra i lavoratori, togliendo dei diritti già acquisiti come quelli della 14ª, come quelli delle ferie, permessi, roll, questo doppio binario salariale e normativo per i nuovi assunti che noi non condividiamo, ma soprattutto respingiamo tantissimo. Diversi gli interventi sul cassone del pick-up alla testa del corteo, tutti a sottolineare che vogliono un orario preciso, il cartellino da timbrare ed essere pagati per le ore che fanno. Un giovane driver italiano sui 25 anni racconta in pubblico in piazza che si sveglia alle 3 del mattino per raggiungere il cantiere e iniziare a lavorare alle 5 e finisce alle 21. Vogliamo timbrare il cartellino quando siamo stanchi di stare al volante, essere liberi di rifiutarci di fare gli straordinari, dicono i più che intervengono.